Oh yeah. Amici, baciamo le mani a tutti. Sono qui questa sera con un cuore solitario. Si chiama Karim, ha 24 anni e viene da Marsala ed è in cerca dell'anima gemella, della donna ideale, di una ragazza giusta. Ciao Karim. Ciao, buonasera. Allora, innanzitutto devo specificare una cosa: non vi fate ingannare dalla faccia abbronzata, perché lui è marsalese al 100%. Ha già 2 anni che sta a Marsala, c'ha la cittadinanza qua italiana, sta a Marsala, lavora, c'ha una macchina, c'ha una casa, è tutto un bicciotto sistemato che va cercando solamente una ragazza per crearsi una famiglia. E ovviamente devo chiarire una cosa importante: non la vuole africana, è giusto? Non la vuoi africana, di colore non la vuoi. No. Tu la vuoi italiana o marsalese? Marsalese. Marsalese. Marsalese o italiano. Se marsalese è meglio. Massalese o italiano? L'importante è quella africana. Sì. Come mai hai deciso così? Perché io ti piace sposato italiano. Sì. Io qua italiano, qua non è mio paese, io non ti piace sposato, esatto, con mio paese. Cioè tu sei venuto in Italia perché ti piace l'Italia. Sì, io ti piace. Stai a Marsala perché ti piace Marsala, sì, e quindi automaticamente l'anima gemella la vuoi Marsala. Se mi pare qua. Giusto. Mio famiglia qua è Marsala, a sì, posto. Tutta io vuoi Marsala o italiano, io voglio, esatto, il mio paese per sé, il mio paese ragazza, no, io... Bello. Una cosa ti devo dire: quanto tempo è che sei singolo? Senza ragazza? Allora, due anni. Quindi tu da quando stai effettivamente qua a Marsala non hai avuto, no, una ragazza? No. Niente. E neanche ti interessano, perché tu vai cercando la storia seria, mi hai detto, giusto? Sì. Tu vai cercando una ragazza con intenzioni serie, che voglia crearsi un futuro insieme a te. Sì, è giusto. A me mi hanno parlato molto bene di te, che sei un bravo ragazzo, sei un lavoratore, mi hanno detto anche che sei un ottimo ballerino. Poi dopo l'intervista ci farai vedere un piccolo balletto. Ok. E tu lo sai che noi abbiamo fatto una canzone su Gno Pesso. Mi farebbe piacere, dato che sei ballerino, che tu la balleresti. Ah, a te sì, ti va? Sì, sì. E quindi dopo l'intervista mi farai vedere. Sì. Va bene, Karim, un'altra cosa. Parlaci un poco di te, che tipo di carattere c'hai? Descriviti. Ah, è carattere, a me ti piace, ragazza brava. Ragazza bella, intelligente. Questo per come deve essere la ragazza che la vai, no, cercando. No, ragazza sei cattivo, sì, e non ragazza brutto. No, io vuoi ragazza brava. Sì. A posto. Sì. Io ti parlavo del tuo carattere, cioè che carattere c'hai tu? Se... Sei un ragazzo buono oppure se... alzi le mani alle donne? Ah no, 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 guai, no, che no, le donne, no, non si toccano, giusto? No, non hanno per toccare. Nel caso se dovesse avere problemi con una donna, tu fai il giro e sì, te ne vai. Sì, sì, giusto, giusto. La migliore giusto, cosa. Giusto. Va bene, e hai hobby, qualche hobby in particolare, oltre a ballo? Cosa ti piace fare? Sì, io ti piace ballare, vai in discoteca. Quindi ci vai in discoteca? Con ragazza, sì. Tu sei a posto. Cioè, i tuoi amici, esci con i tuoi amici? Sì, io ce l'ho amici qua in Marsala, però io non ho un altro amici, solo un amici io conosco qua in Marsala. Ti trovi bene qua a Marsala? Sì, sì, Marsala bene, io voglio rimanere qua in Marsala. Ti vogliono tutte bene? Mi vuoi sposare qua, trovare figlio qua in Marsala, sì. I marsalesi sono bravi, di cuore grande. Marsalese è buono. Qua è Marsala, tutto buono, è bravo. E ti piace rimanere qua in Marsala? Va bene, carino. Un'altra domanda ti voglio fare, essendo che siamo in tema: che cosa ne pensi di questi tuoi, come dire, coetanei che fanno tutte queste crociere per venire qua in Italia? Che sono migliaia e migliaia. Cioè, un tuo pensiero, cosa ne pensi? Perché fanno, perché fanno qua, tutto questo? Perché hanno dei problemi? Perché tutti i paesi, tutto il mio colore viene qua e tutti ce l'ho problema. Per esempio il mio paese ce l'ho problema. Quando io c'è il problema nel mio paese, io scappo, sì, vieni qua, arrivo, mi visto io arrivo perché qua in massa, perché di là c'è guerra, esatto, capito? E con qua, quando tu visto un altro nero uguale con il mio colore, non, sì, devi pensare, tu devi pensare prima, e questo persino perché qua, esatto, perché fama così, perché scappa, perché scappa, ha paura di là, rimanere là. Quando là, rimani di là, si rimuore. Esatto. E tutto viene qua. Però per stai calma, stai bravo, rimani, certo, qua. Guarda di là, c'è problema in Africa, tutti, certo, i paesi in Africa. Ora tutto viene. Assai muore nel mare. Certo. Assai barca muore nel mare. Però con io pensare questo, il mio paese, per rimanere il mio paese, o vai rimanere il mio paese, no.
Almeno qua è Massara. Esatto. Misto. E oltretutto, per fare questa crociera si paga, non è che è gratis. E si paga pure assai. È, sì, è giusto, è giusto. No, quando tu vuoi entri in Italia con Libia, Italia, sai i soldi che pagato. Baca, se tu pagato prima tu entri in Baca, vieni in Italia. È così. Va bene, Karim, cambiamo argomento e parliamo di questa anima gemella, di questa ragazza. Tu hai 24 anni, sì, è giusto? Sì. Questa ragazza da che la dobbiamo cercare? Da che età? Partiamo da una base per andare a finire a un massimo. Io ho cercato ragazza bella, 28, 20, 27, massimo 24. L'età di partenza dai 18 va bene, giusto? Dai 18 fino ad arrivare a un massimo di 28 anni, sì, sì, anche sì. Se più grandicella di te non ha importanza. Non è importante. L'importante è che è una ragazza seria. Sì. La nazionalità non ha importanza, l'importante è che non è africana, questo sì, l'abbiamo chiarito. L'importante non è africano. Esatto. Esatto. Va bene, carino. Per cui, amiche delle spettatrici, io mi sto rivolgendo con quelle donne dai 18 ai 28 anni che siano interessate qua a contattare il nostro Karim. Il nostro Karim è un bravo ragazzo, lavora. Ormai è diventato marsalese al 100%. Ripeto, ha un lavoro, ha una casa, ha un mezzo di trasporto, si può muovere tranquillamente e va cercando solamente una ragazza per crearsi una famiglia e crearsi un futuro. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente, non possono fare altro che chiamare al suo numero telefonico che state vedendo sotto nella descrizione del video. C'è scritto per contattare Karim, chiamare il numero eccetera eccetera. Chiamate quel numero lì, non quello che state vedendo sopra, perché quello è il numero della nostra redazione. Dovete chiamare il numero di Karim che si trova sotto, ripeto, nella descrizione del video. Chiamate a Karim e Karim risponderà. E vi metterete d'accordo dove vedervi ed eventualmente per la frequentazione. Un'altra cosa voglio chiarire. Non chiamate col numero anonimo perché Karim non risponde. Quindi se siete interessati il numero deve essere ben visibile, giusto? Sì. Perché al numero anonimo lui non risponde. Karim, in questo momento ci sono queste donne, queste ragazze dai 18 ai 28 che stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera. Vai. Sì. Quando io vi, quando il ragazzo è che telefono, chiama me, io rispondo, sai cosa vuoi fare, capiste? Se mi bisogno ragazza, quando vuoi chiama me, non chiama me con numero chiudi, aperto numero, chiama me, mi rispondo. Perfetto, ha detto tutto, per cui amiche delle spettatrici, chiamate Karim. Per i cuori solitari, Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Grazie, io saluto tutti. Karim, ciao ciao. Ciao ciao. Oh yeah!